stiamo per organizzare, come abbiamo già fatto l'anno scorso, questo salvataggio di una mongolfiera, un'emergenza per dire la verità. La prima parte è un traino, si va a spiegare come si fa un vero traino per un pilota che ha bisogno di farsi trainare perché manca vento. La seconda parte si staccherà, sale di nuovo in quota e si lascia proprio cadere, e in questo caso fingiamo che non c'è più gas a bordo della mongolfiera. Beh, le difficoltà di questo esercizio sono mantenere all'altezza corretta il cesto nell'acqua, perché adesso vediamo che praticamente la barca lo sta portando a passeggio. Il problema è che se sono sotto il pelo dell'acqua ho un attrito abbastanza importante, quindi ci sono problemi di traino. Se però per colpa del pilota, non so, scalda repentinamente l'involucro, la mongolfiera sale e salendo rischia di alzare addirittura la barca che sta trainando. Quindi la barca si troverebbe con l'elica fuori dall'acqua e non è più governabile. Quindi da una situazione critica si può trovare in una situazione drammatica. Adesso la cesta è precipitata in acqua, i quattro membri dell'equipaggio si trovano a mollo e il problema adesso è come salvare le persone al più presto, perché l'acqua è decisamente fredda. Qui abbiamo il corpo dei civici pompieri di Lugano e poi abbiamo la salvataggio che si sta avvicinando. Quindi il problema è portare a bordo delle imbarcazioni queste persone, che poi verranno, insomma, daranno loro delle coperte, qualcosa per scaldarsi, ma soprattutto il problema è dovuto al poco spazio, perché abbiamo visto prima erano quattro persone, il cesto non si è rovesciato a differenza dell'anno scorso, quindi erano tutti a mollo all'interno del cesto, e in questa posizione riuscire comunque a uscire non è banale. I sub stanno recuperando il materiale. Dunque, da una parte abbiamo la navicella, l'involucro, che è comunque, per darvi un'idea, quell'involucro è di 3000 metri cubi. Quindi se si riempie d'acqua abbiamo un problema. Quanti corpi vengono utilizzati per il salvataggio di una mongolfiera caduta in acqua? Ma in questo caso un paio di corpi, cioè sicuramente la salvataggio, poi a terra probabilmente anche dei sanitari e poi assolutamente i pompieri, perché non dimentichiamoci che lì dentro, anche se c'è poco gas, c'è comunque del gas.